Claudio perché? Perché si trova, per quel che so, in un rifugio nello scavo che è l'inviato di Avvenire. Tutti i giornalisti italiani a Kiev sono stati, per quello che so, contattati e prelevati di fatto dalle nostre autorità diplomatiche e messi al sicuro. È così, Nello? Ciao intanto. È proprio così, è proprio così. Ciao direttore. Sì, siamo di nuovo in un rifugio perché è scattato nuovamente l'allarme aereo, oggi per la quarta volta, e quindi ci attendiamo un raid tra pochi minuti. Ah, okay. E senti, allora, innanzitutto per te è la sera, ma è praticamente la fine di una giornata lunghissima che anche per te, come per tutte le persone che si trovavano a Kiev, è iniziata con il frastuono purtroppo dei bombardamenti o comunque delle esplosioni. Sì, è così ormai da due giorni, non si chiude occhio qui a Kiev, pensiamo soprattutto alla povera gente che scappa nelle cantine, negli scantinati, nei rifugi improvvisati per cercare di sottrarsi ai colpi martellanti dell'artiglieria e dell'aviazione dell'esercito di Mosca. I segnali sono piuttosto contrastanti. Questa notte ci sono stati nuovi colpi, nuove esplosioni, poi un'apparente tregua nel corso della giornata, alimentata dalle notizie relative all'apertura di Vladimir Putin a un percorso di dialogo e negoziato con le autorità ucraine. Purtroppo però queste voci, come spesso è accaduto in questi giorni, si fanno smentire poco dopo dai colpi dell'artiglieria pesante, come se ogni volta la possibilità di un negoziato dovesse sottostare al peso politico e militare della armata russa. Senti, Nello, tu non sei certo nuovo a situazioni pericolose, belliche, di grave confronto tra popoli e eserciti diversi. Cosa c'è di particolare in questo attacco a sorpresa tra i russi e gli ucraini, differentemente che tante altre situazioni c'è un intreccio che è secolare? C'è soprattutto lo shock della popolazione. Noi tutte le persone che incontriamo, intervistiamo, con cui condividiamo questi momenti nei rifugi, ci dicono di non riuscire a capire il perché di questo conflitto. Sono in grado naturalmente di motivare le ragioni politiche, ma non capiscono perché questa guerra sia scatenata tra fratelli. Dicono proprio così: noi non possiamo credere che dei nostri fratelli ci sparino addosso. E non possiamo credere che costringano noi a sparare addosso a loro. La differenza è che in qualche modo non solo la cultura, la lingua, la religione, il legame fortissimo tra questi due paesi, chiunque qui a Kiev ha parenti, amici, conoscenti in Russia e viceversa, non riesce a comprendere davvero perché si sia arrivati a questo punto. E questo aspetto purtroppo rischia di deflagrare in una guerra casa per casa, perché abbiamo osservato e documentato come tanti cittadini a questo punto, proprio perché si sentono minacciati da loro quasi consanguinei, così ci parlano, si stanno attrezzando per combattere. Quindi ci sono dei vecchietti che hanno ripulito il fucile da caccia, dei ragazzi che stanno attrezzando le bombe Molotov, dunque le bottiglie esplosive. La speranza è che si fermi in tempo questa spirale, perché una città con 3 milioni di abitanti, moltissimi in fuga, rischia di trasformarsi davvero in un lago di sangue. Senti, mi par di capire che le nostre autorità diplomatiche, che sono state formalmente ringraziate oggi proprio nel discorso davanti al Parlamento del Premier, stiano monitorando la situazione di tutti i nostri concittadini e di fatto l'abbiano effettivamente sotto controllo. Ma ti chiedo, ci sono rischi reali per gli stranieri in Ucraina? Perché non abbiamo riscontri a voci di rischi di questo tipo? I rischi riguardano il solo fatto di trovarsi a Kiev, per esempio, o in alcune città dell'Ucraina sottoposte al confronto armato. E non riguarda l'appartenenza a un gruppo nazionale o etnico, almeno in questo momento e in questa fase. Quindi la preoccupazione principale delle nostre autorità, questo lo posso testimoniare perché noi siamo in contatto strettissimo con l'ambasciatore italiano, le autorità di sicurezza, la loro dedizione è proprio quella di seguire tutti gli italiani e trovare il modo per poterli
fare arrivare nei punti di raccolta per tenerli al sicuro. Noi stesso, ecco, possiamo dire una cosa, una piccola rivelazione, alcuni giorni fa siamo stati esfiltrati con un'operazione difficilissima della sicurezza italiana, perché ci siamo trovati davvero sulla linea del fuoco in un momento difficile, quando era caduta ogni protezione per noi nei luoghi in cui ci trovavamo, e in 20 minuti, davvero in 20 minuti, è scattata un'operazione straordinaria. E correndo per la città con questi uomini molto molto preparati, questo va riconosciuto, attraversando i due eserciti che si fronteggiano, ci hanno portato al sicuro. Scusa Nello se te lo chiedo, se dimmi solo quello che puoi dire. Stai parlando di quando questo è avvenuto? È avvenuto ieri sera. Ieri sera dove? Ieri sera a Kiev. Noi ci trovavamo con altri colleghi. Ci trovavamo con altri colleghi a raccontare e documentare, e come spesso accade ci si avvicina il più possibile anche alla linea del fuoco per essere testimoni di quello che sta accadendo. Sono accaduti alcuni capovolgimenti di fronte e quindi è stato necessario allontanarsi rapidamente. Purtroppo una serie, diciamo, di protezioni che erano previste per i giornalisti sono saltate, proprio perché a questo punto non c'è un controllo del territorio da parte delle autorità di Kiev, e i colpi possono cadere dappertutto, e allora l'ambasciata ha deciso per un'operazione rapidissima, fulminea, condotta con degli specialisti che in pochissimo tempo ci hanno prelevato e portato al sicuro. Senti, ma con questo tu mi dici che già ieri sera nell'abitato di Kiev c'era chi sparava contro l'esercito regolare ucraino? Esatto. Dobbiamo ricordare che questo attacco, è vero, è cominciato ieri mattina con i primi ordigni e i primi colpi, però già il giorno precedente noi abbiamo assistito all'arresto di alcuni, da parte delle forze speciali della polizia di Kiev, di alcuni uomini sospettati di essere dei sabotatori russi, e quindi il grande timore era che una parte degli incursori di Mosca si trovavano qui già da tempo per condurre le operazioni, e probabilmente così è stato anche per alcuni interventi in alcuni quartieri. Questa mattina peraltro alcuni di questi sabotatori hanno indossato la divisa delle forze ucraine, hanno conquistato un blindato, anzi due blindati dell'esercito ucraino, e sono andati in giro per la città fingendo di essere dei militari di Kiev. Questo disorienta naturalmente la popolazione e ha permesso alle colonne russe di avvicinarsi ancora di più. Da quello che poi ci è stato riferito, ma non abbiamo riscontri concreti, tutti questi sabotatori sono stati giustiziati. Va bene. Senti Nello, io ti ringrazio molto, lo dico a quei telespettatori che legittimamente possono non saperlo, è un grande inviato, attento anche ai fenomeni criminali italiani, è un grande inviato internazionale nello scavo di un giornale bello e a suo modo importante come Avvenire. Ringraziamo te, ringraziamo ovviamente anche il tuo direttore Marco Tarquinio. E se mai ci cercheremo ancora, se sei d'accordo. Sono qui e rispondo molto volentieri. Insieme a te, direttore, io volevo ringraziare anche gli altri colleghi che come me sono qui sul posto a raccontare e documentare con grandissime difficoltà e anche naturalmente qualche rischio. Hai fatto bene a ricordarli, se non lo fa il tuo direttore ti informo io stasera della partita. Va bene. Grazie.